Ravetto, Fanucci, Cassano. Fanucci ancora non riesce a votare. Duranti ha votato. Provi, onorevole Fanucci. Ok. Pilozzi. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4. Se nessuno chiede di intervenire, lo mette Ferraresi, onorevole Ferraresi. Grazie Presidente. Per ribadire il voto contrario del Movimento 5 Stelle a questo articolo inserito dal Governo che si autodelega a riformare un intero libro del codice di procedura penale, ripeto, non solo su materie disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles, che su alcuni punti come l'articolo 12 non è stata ripresa, ma a livello internazionale, quindi con tutti gli stati belli, buoni, bravi e cattivi, quindi con tutti. Noi abbiamo tentato, visto che in questo articolo ci sono comunque dei punti buoni, abbiamo tentato anche di emendare, quindi di fare delle modifiche in modo da ripulirlo da incisi pericolosi e che quindi potesse essere approvato così com'è, salvo appunto che siamo contrari a questo principio del governo che si autodelega inserendo un emendamento, una proposta di legge che era da tempo in Commissione Giustizia, ma abbiamo detto bene, facciamo degli emendamenti, cerchiamo di asciugarlo da degli incisi pericolosi che vanno nell'intento di togliere potere di controllo e garanzia e di sovranità ai giudici italiani e al Ministro della Giustizia e quindi votiamolo favorevolmente. Purtroppo nessun emendamento, anche quelli più tecnici, più semplici, più chiari, che volevano riportare solo chiarezza nel codice di procedura penale, stabilire semplicemente che se c'è una violazione del nostro ordinamento questa richiesta va assolutamente negata, non sono stati accettati dalla maggioranza, che si riterrà anche responsabile ovviamente di quello che potrà scaturire dall'approvazione di questa legge. Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Grazie. È aperta la votazione sull'articolo 4. Lainati, Vico, Cassano. Cassano non riesce a votare, proviamo. Fatto? Marantelli. Mi pare che ci siamo, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 5, su cui c'è un solo emendamento. Chi è dei relatori che ci dà il parere? Prego, onorevole Ferrante. Contrario. Grazie. Governo? Contrario. Grazie.